Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Shuttle XH61V come X-Ray Hotel 61 Verona. Parliamo di un NetOp di Shuttle, appartiene alla stessa famiglia dove abbiamo già visto altri prodotti, abbiamo visto per esempio un paio di mini PC e un NAS. Come mini PC per esempio ricordo in maniera molto positiva un modello SH67H7 come Savona Hotel 67 Hotel 7, modello che utilizziamo per fare determinate prove e che riesce ad emulare, nonostante le dimensioni compatte, prestazioni di computer di dimensioni ben maggiori. Nel caso del mini PC SH67H7 avevamo la possibilità di inserire anche una scheda grafica al due slot. In questo caso, per dimensioni, ovviamente qui la due slot non la possiamo inserire. Infatti, questa soluzione può essere dedicata a chi cerca, per esempio, un media player compatto da inserire appunto all'interno di un salotto, un sistema dove, per esempio, andare a creare un piccolo serverino domestico. Basta vedere, per esempio, la connettività dual gigabit, sarà nostra premura comunque verificare le prestazioni. Tuttavia, con la doppia connessione potete mandare ridondanza anche la connettività. Presenti un paio di uscite video, discrete uscite audio, vedremo comunque come si comporta, e la connettività USB 3 ultimamente necessaria per sfruttare le pennette dotate di prestazioni maggiori. Andiamo quindi a elevare il tutto al centro della nostra inquadratura, come vedete è decisamente compatto, e procediamo alla relativa apertura. Ci sono un paio di viti nella parte posteriore all'altezza appunto del pannellino, voi le andate a rimuovere, staccate la parte superiore, andiamo quindi a vedere il contenuto. Abbiamo un supporto per hard disk, suppongo che qui sia quello previsto dal costruttore come hard disk principale. Nella parte relativa al disco ottico ci sono anche quattro fori, due e due, uno è coperto dal blocco di silica gel. Il tutto vi permette in pratica l'inserimento di un paio di hard disk, quindi hard disk principale, hard disk secondario, oppure SSD e hard disk meccanico. Ovviamente potete comunque inserire un hard disk e un lettore ottico. Visto che la gestione hard disk lettore ottico l'abbiamo già fatta sul modello SH67H7 e il modello SZ77R5, in questo caso ci dedicheremo alla creazione di un qualcosa utilizzabile come serverino domestico, per esempio puntando a un SSD più un disco di tipo meccanico tradizionale, così da vedere un attimino e variare il tipo di comportamento che può garantire questo XH61V. Andiamo quindi a rimuovere il paio di viti, facciamo una rapida disamina su come si apre il tutto. Semplice e veloce, in questo caso è ancora più semplice rispetto agli altri modelli. Abbiamo la gabbiettina relativa appunto all'hard disk. Adesso andiamo a rimuovere il paio di viti che tengono in sede anche il lettore ottico o vano per secondo hard disk. Occio alle viterelle. Siate ovviamente delicati. Avete guadagnato anche la seconda uscita. Il pacchettino di silica gel ovviamente sarà da rimuovere. A gusto di ognuno, ma io andrei a rimuoverlo. Abbiamo quindi l'accesso all'interno. Andiamo quindi a liberare i vari cavi così da avere libertà di movimento. Vai a capire, eccoci qui. Abbiamo quindi l'alimentazione. Ah, bello. Abbiamo, come si diceva, l'alimentazione. Abbiamo quindi la possibilità di alimentare un paio di hard disk. Abbiamo il connettore pronto per l'accessibilità al lettore ottico. Abbiamo un cavetto SATA che poi sarà più o meno da mettere in questa posizione per andare a collegare l'hard disk primario. Tra un connettore e l'altro, vediamo se riusciamo a zoomare con facilità. In questo punto notate una seconda porta SATA. Se avete quindi un cavettino SATA extra, potete connetterci l'hard disk secondario, quello che mettereste appunto in questa zona. A questo punto non credo ci sia
molto altro da evidenziare a livello di assemblaggio, se non lo spazio riservato al processore, quindi il procio sarà da inserire all'interno del relativo spazio. Si svitano, si ruotano per essere precisi, i perni che tengono in sede il dissipatore, che come vedete continua in questa direzione, e per popolare con i banchi di RAM andate in questa direzione. Per quanto riguarda i banchi di RAM, dimensionalmente parlando, dovete appunto utilizzare quelli per laptop. Ci sono anche un paio di ventoline, sono montate qui e qui, in corrispondenza appunto della dissipazione, così da forzare al massimo il flusso d'aria e quindi il raffreddamento della CPU. Sarà nostra premura, in questo caso, per quanto riguarda la CPU, c'è la limitazione a elementi con TDP di 65 W. Io per curiosità andrò a inserire un elemento non particolarmente caldo, ma quindi non in grado per esempio di funzionare in overclock, ma dotato di TDP da 77 W, parliamo di un i5, targato ovviamente Intel con relativa RAM eccetera eccetera eccetera. Tuttavia utilizzeremo appunto questo i5-3470 per essere precisi, l'abbiamo già analizzato al tempo dell'utilizzo dei mini PC di Shuttle, andremo quindi a vedere questo elemento comunque tranquillo di Intel, perché non parliamo del top di gamma, come si comporta all'interno della macchina in questione. Vedremo anche lo spazio di manovra per quanto riguarda la capacità di quiete termica dell'insieme. Per quanto riguarda piccola chiusa, abbiamo il pannello nella parte frontale, siate ovviamente attenti in base al modello di lettore ottico che andrete a scegliere, vedete qui abbiamo la facoltà di far passare il lettore ottico dall'interno all'esterno, in base al modello che andrete a utilizzare per quanto riguarda il lettore ottico dovrete calcolare la posizione rispetto ovviamente al vassoio. Sarà nostra premura realizzare diversi video, come per esempio come inserire la CPU, come inserire la RAM, come inserire gli hard disk, e la gestione del supporto ottico e quant'altro, esattamente spezzettati come furono fatti al tempo dell'assemblaggio dei mini PC. Così chi vuole vedersi per esempio l'apertura del computer della prima analisi si guarda questo video, chi vuole poi arrangiarsi con gli hard disk ma vuol vedere come si mena la CPU si vede solo quel filmato, così da agevolarvi il più possibile. La demo sull'apertura del tutto termina così, non c'è altro da mostrarvi, in questo caso è ancora più semplice rispetto ai mini PC furono mostrati qualche mese fa. A breve quindi inizieremo con l'inserimento dei vari componenti. Io con questo video ho concluso, a breve arriveranno gli altri, per il momento comunque vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andremo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragozzino.